La mobilitazione contro la RAI romanocentrica è stata voluta dalla Lega Nord e dal gruppo consiliare della lista Maroni Presidente. Noi abbiamo raccolto diverse interviste. Marco De Luca. Siamo qui di fronte alla sede della RAI perché la Lega Nord vuole protestare contro il decentramento, anzi l'accentramento a Roma di tutto. La RAI è nata a Milano ed è l'ennesimo scippo che Roma senza vergogna e senza pudore sta portando avanti. Il canale sull'Expo lo portano a Roma, il direttore della sede RAI di Milano viene da Roma e sta in albergo a Milano. RAI Sport 2 è andata a Roma, RAI 5 è andata a Roma, basta. Di essere trattati come gli ultimi sfigati, come le colonie a cui dare un contentino ogni tanto, siamo stufi. Quindi alla guerra come alla guerra, stanno smontando quello che come Lega eravamo riusciti a riportare a Milano negli anni scorsi. Basta, la RAI penso sia una vergogna a livello europeo, non solo italiano. E quindi vediamo chi avrà la testa più dura, visto che poi i soldi per mantenere quella gente lì partono da qui. Tutti presenti qua a Milano davanti alla sede della RAI per protestare. Sì, consiglieri regionali della Lega della lista Maroni presenti per protestare contro questo processo di accentramento delle trasmissioni televisive, quindi dei processi comunicativi legati a Expo. È veramente una vergogna. E il problema del sottoutilizzo della sede RAI di Milano è un problema annoso. Io ricordo sempre l'esempio della domenica sportiva che veniva realizzata trasferendo i giornalisti la domenica pomeriggio in aereo da Roma a Milano. E insomma, questa sede non deve essere depauperata di risorse umane e materiali e a vantaggio di Roma e del centralismo romano che appunto si abbatte non solo sulle cose tradizionali, ma anche appunto qui ci troviamo di fronte all'azienda televisiva di Stato che viene da questo Stato burocratico e accentratore rivendicata in sede romanocentrica. E qui ci troviamo. L'evento è quello dell'Expo, è un evento della Lombardia, è un evento di Milano, è giusto che a coprire l'Expo sia deputata la sede della RAI di Milano. La Lega Nord è qua presente, la Lega Nord Lombarda è tutta qua presente davanti alla sede della RAI perché ancora una volta Roma sta cercando di rubare quello che è di Milano. Sì, siamo qui tra l'altro non solo noi come consiglieri e come militanti della Lega, ma c'è anche presente i consiglieri regionali della lista Maroni, perché oggi abbiamo voluto proprio manifestare questo strapotere romano che nell'occasione tra l'altro di Expo, anziché dare spazio alle realtà locali, si appropria assolutamente del canale che dovrebbe seguire Expo, come ha già fatto per Rai 5 e per tanti altri canali, di fatto spogliando e disinvestendo in quello che è la sede milanese, che ovviamente più non solo tanto per quanto riguarda i propri dipendenti che lavorano all'interno, ma anche per tutto l'indotto che può creare sul nostro territorio, ovviamente rischia di creare dei seri problemi. Stiamo parlando di post-produzione, di doppiaggio, insomma, di tante iniziative che tengono in piedi un'economia che è l'indotto e che rischia davvero di chiudere, perché sembra che le intenzioni siano proprio quelle di depotenziare la struttura milanese per rafforzare ulteriormente quella di Roma, cioè qui si lasciano a casa delle persone e a Roma se le assumono. E questo penso che sia assolutamente una cosa sulla quale dobbiamo combattere, lottare, sensibilizzare. Mi chiedo ovviamente se anche i parlamentari del PDL e del PD che sono lombardi si stanno interessando di questo problema oppure solamente alla Lega. Mi auguro che ci sia l'intenzione e la voglia di poter fare una battaglia anche da parte loro nella sede più appropriata che è quella del Parlamento di Roma. Assessore, questa della RAI è una battaglia culturale in difesa della Regione Lombardia. Sì, è una battaglia culturale, oltre che a difesa del tessuto produttivo, del tessuto economico lombardo, proprio perché sono in gioco posti di lavoro e non è il momento di mettere in gioco posti di lavoro. E anche culturale, proprio perché siamo molto preoccupati che il servizio pubblico che dovrebbe essere legato al territorio perda quelle connotazioni territoriali che una sede a Milano dovrebbe avere. Quindi il fatto di concentrare la gran parte dell'attività su Expo, ma non solo, perché si parla anche comunque di un trasferimento di Rai 5, che è il canale della cultura, a Roma, lo vediamo come un depotenziamento della sede RAI di Milano che non accettiamo.